L'immobiliare romano nel quarto trimestre 2014 ha fatto registrare un più 19,8% di transazione, più 13,9% nel risultato annuale rispetto allo stesso periodo del 2013. Dati che sono stati commentati nel corso del convegno annuale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari di Confcommercio Roma, che si è svolto questa mattina al Tempio di Adriano. Si tratta dei primi dati positivi dal 2008, ma si registra, secondo gli operatori, ancora il timore ad investire sul mercato immobiliare per via della crisi economica e di un eventuale aumento della pressione fiscale. E poi sono entrati nuovi player ad ampliare il bacino di offerta, ossia i grandi colossi internazionali come le banche, che iniziano ad investire nel nostro paese, attratti dai segnali di ripresa del mercato immobiliare. Non abbiamo timore di competere con i grandi gruppi internazionali, afferma il presidente della FIMA a Roma, Maurizio Pezzetta, ma sono necessari più controlli. Essendo in possesso di notizie e dati sensibili, le banche è vero che non li dovrebbero utilizzare, così come la normativa prevede, la Banca d'Italia, l'antitrust, ma chi ci assicura e come si può non avere il dubbio che invece questi dati all'interno delle filiali, i direttori, un funzionario solerte non utilizzi il dato di un cliente che è in sofferenza e di un altro che per esempio ha possibilità finanziarie per creare una mediazione che non gli è consentita fare. Altro tema affrontato dal convegno è il mercato creditizio dell'erogazione dei mutui. Oggi sono più accessibili con interessi meno onerosi. Per quanto riguarda il Lazio si registra una crescita del 15% dell'erogazione assorbita nella maggior parte dei casi dalla provincia di Roma.